prima il nostro grande Valerio, che anzi ringrazio per aver scelto Porto Sant'Elpidio, anche lui, come destinazione di questa tappa di una particolare sezione di campagna elettorale di questo referendum, cioè quella legata al basta un sindaco, quindi l'aspetto proprio legato specificatamente alla promozione del voto del sindaco che si sta facendo all'interno di quella che possiamo definire la categoria dei sindaci. Io credo che sia stata una scelta giustissima quella fatta, cioè quella di individuare proprio all'interno di questa categoria una forte volontà di andare a scegliere sì al quesito referendario del 4 dicembre. La motivazione secondo me è presto detta nel senso che i sindaci abbiamo modo tutti i giorni di parlare, di confrontarsi, ma penso che anche questo lo faccia la cittadinanza quotidianamente con il proprio sindaco all'interno della propria città. Ebbene, io credo che non ci sia un sindaco in tutta Italia a cui non sia mai capitato di dire: c'è la possibilità di diminuire quello che è la distanza esistente tra lo Stato e gli enti locali. Tu sindaco sei d'accordo? Nessun sindaco risponderebbe di no. A un sindaco il fatto di chiedere: è arrivato il momento di semplificare quella che è la macchina burocratica che oggi interpone tra la tua volontà e la volontà dei cittadini, quello che invece è, ahimè, la lentezza con le quali le cose si svolgono. Sindaco, tu sei d'accordo? Nessun sindaco risponderebbe di no. Sindaco, c'è la possibilità finalmente di dare una risposta a quei cittadini che incontri quotidianamente quando ti dicono: ma perché certa gente deve essere così pagata e soprattutto ma perché servono più di 1000 persone a Roma per decidere quello che in altri stati invece si può decidere con molte meno persone? Tu sei d'accordo? Evidentemente quel sindaco non è d'accordo, perché anche quel sindaco vuole cercare di recuperare nella propria città quello che è un sentimento generale rispetto a quella che è la politica. Ebbene, proprio per questo motivo è giusto che si parte dai sindaci, perché noi tutti i giorni a questa risposta siamo abituati a dire sì.